È in gravissime condizioni al San Matteo, la pensionata di 88 anni, investita martedì mattina in via Tasso, a Pavia. L'incidente è avvenuto attorno alle 10.30. Secondo una prima ricostruzione, sembra che una Volkswagen Passat, guidata da una donna, si sia fermata davanti alle strisce pedonali per permettere all'anziana di attraversare. Proprio in quel momento, però, la Volkswagen è stata tamponata da un SUV. La donna alla guida ha perso il controllo dell'auto, che ha investito la pensionata ed è andata poi a schiantarsi contro una Dacia Sandero parcheggiata al lato della strada, trascinandola in mezzo alla carreggiata. L'incidente è avvenuto davanti a decine di testimoni ed è subito partita una chiamata al 112. I soccorsi sono arrivati sul posto in pochi minuti. L'88enne era in arresto cardiaco e aveva una ferita profonda alla testa. I medici l'hanno stabilizzata sul posto e la signora è stata in seguito trasportata in codice rosso al San Matteo. Al momento è ancora ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del policlinico. Subito dopo l'investimento, via Tasso è rimasta chiusa a lungo per consentire i rilievi e la rimozione delle auto. Spetterà alla polizia locale stabilire con certezza la dinamica dell'incidente.